Il premio letterario. I tempi moderni impedivano a chiunque di disporre di un proprio spazio, durante il quale coltivare qualche attività ed anche qualche tipo di lettura. Eravamo passati attraverso la storia da grandi disponibilità di tempo a momenti di assoluto impegno lavorativo, civile, sociale. Tutte cose di elevatissimo spessore, ma che in quanto tali, rendevano impossibile persino la lettura, così come generalmente intesa. Ten Top, un noto miliardario dell'epoca, scrittore a sua volta, poco prima di morire, lasciò scritto nel proprio testamento olografo che l'intero patrimonio di cui disponeva sarebbe andato a chiunque fosse stato in grado di sintetizzare in una unica parola tutte le incombenze dei tempi, tutte le sensazioni degli anni, tutte le speranze del mondo. Il notaio nominò ed incaricò una commissione paritetica affinché si occupasse a tempo pieno della organizzazione del premio letterario. Premio naturalmente unico, ricchissimo, non periodico e pertanto non più proponibile. Colei o colui che si fosse guadagnato i favori della giuria specializzata si portava a casa tutto. La commissione lavorò bene, indagò e infine incaricò molti emissari affinché ricercassero in ogni luogo del mondo pensatori liberi e composti. La selezione, che durò più di un anno, tenne conto di tutto, sempre nella massima regolarità. Alla fine però gli iscritti al concorso non erano moltissimi. A loro fu ripetuto più e più volte di non svelare né pronunciare mai la parola scelta, se non in diretta, durante la gara, che quella sera stessa sarebbe stata trasmessa in Mondovisione. Tra lo sfavillio generale e con un lieve ritardo, la trasmissione iniziò. In sala non c'era tensione, almeno così pareva. Ci fu soltanto qualche lieve contestazione da parte dell'Unione Librai Organizzati, la ULO, e dell'Associazione degli Scrittori di Lungo Tratto, manifestanti davanti al palazzo contro una tale scemenza, resa possibile a loro dire dal fatto che i soldi in palio non erano pubblici, ma privati. La prima concorrente, estratta a sorte, fu chiamata sul palco dal presentatore. Venga, venga. Vestita in modo adatto, si avvicinò ai presenti e, nascosta da una leggera mascherina che portava, pronunciò con limpida chiarezza la parola. La sala mormorò. Gli altri concorrenti si guardarono negli occhi, poi ad uno le si avvicinarono e la baciarono in fronte, sulla mano, rendendole omaggio
e rinunciando alla sfida. Lei aveva detto bambino.